Oh. Buonasera, buonasera amici, benvenuti in live. Eccoci. Questa sera continuiamo Ace Attorney Trials and Tribulations, come sempre. E vabbè. Con mio padre, e come ogni giovedì facciamo l'Ace e anche l'Attorney. Certo. E spacco. Attorney. E niente, a breve iniziamo, se non erro dobbiamo iniziare il secondo caso. Sì. Abbiamo concluso il primo caso. Dopo il primo caso c'è il secondo caso. E con fili e visto come tremano col vento, sì. Non diamo fastidio alle persone che ci guardano. Vabbè, è immersion. Ah, ok. È barca roleplay. Se la facciamo pure noi così rimaniamo fermi. Sì. Godo. Vabbè, tanto apro il gioco, va, invece di fare queste cose. Ecco. Ciao Auro, buonasera. Ciao. Allora, apriamo Desmond. Questo si accenderà secondo te? Sì, immagino di questi. Si sta accendendo. No, sto di che sta in carica, sto cristiano. Eccolo. Ecco qua. Result from Trials and Tribulations, Save State in the World. Save, no, Lord State. Lord scusami, State. Scusami. Sì. Ecco qua. Non 28 potuto... dicembre. Non l'ho potuto leggere. E poi lo leggiamo, non l'ho skippato. Ah, è rimasto lì. Sto, ah no, ho sbagliato cosa. Stavo switchando la schermata. Sì. Layton, no, esattamente. Ne ho troppe. Sì, vai, vai, aspetta, accendiamo il tubo. Ecco. Questa è la mia password, se deve succedere qualcosa non puoi accedere ai gay. Ecco, ho vista. Te la lascio 11 aprile. Vai, vai. Ah, vado, 11 aprile, ore 15:16, Tribunale Distrettuale, Sala Imputati numero 3. Ecco, ci siamo. Secondo me mi esplode in mano, già si scarica. Sì. Che è questo? Chiude dongle. E... Twitches. E vabbè, tanto. Musica stop! Lì c'è il comando vocale. Sì, che bello. Mio, sei stata favolosa. Grazie di tutto, signor Krasberg. Al momento del verdetto le mie emorroidi stavano per esplodere come un vulcano. Mangia meno piccante. Ah, signor Krasberg. Mi dispiacerebbe evitare di parlarne. Per esempio. Non vedo cosa ci sia di male. Comunque questo caso mi ha fatto riflettere molto. Cosa significa avere un rapporto di fiducia reciproca con il cliente? Forse siamo proprio noi avvocati veterani ad averlo dimenticato. Ecco Sì, stiamo sistemando la situazione. Stiamo reintroducendo. Ehi. Allora. Oh, signor Wright, congratulazioni! Grazie, ecco, pensavo... Vado avanti! La ragazza che ho visto lì sul banco dei testimoni, non credo fosse la mia Dolly! Cosa? Sì, la Dolly che conosco non avrebbe mai detto quelle cose orribili! Forse era... non saprei! Forse era una specie di impostore! Poverino, non vuole ancora accettare la realtà, e allora, facciamo, bruciamoci tutti. Deve cercare di dimenticarla, signor Bright, lo faccia per il suo stesso bene. Sì, ha ragione, forse è la cosa più giusta da fare. Inoltre deve imparare a controllarsi, cerchi di crescere un po'. Ma... Mi dicono sempre che tra tutti i miei amici sono quello più maturo. Non so, sta fresco. Chissà come sono i suoi amici allora. Oh, io sto studiando per diventare un avvocato, sa? Sì, ho sentito. Ma non studiava arte all'università? Beh, sì, anche. Ma ho un amico che voglio assolutamente aiutare. Edgeworth? Eh sì. E se mi sbrigo forse farò in tempo a salvarlo. Capisco. Signorina Fey, il compito di un avvocato è aiutare le persone quando sono in difficoltà, vero? Signor Wright, anch'io sono nuova del mestiere, ma credo sia esattamente come dice lei. Ok, allora mi darò da fare, studierò come un matto, diventerò un avvocato. Spero di rivederla un giorno. Magari in tribunale, non al banco. Può darsi. Ecco qua. Sono passati 5 anni da quando fui scagionato da ogni accusa. Diventai un avvocato e riuscii a salvare il mio amico, come mi ero ripromesso. Ma a me è passata a miglior vita. Pensare a quel processo riporta alla luce molti ricordi dolorosi, ma anche emozioni indimenticabili, nonché ricordi che pensavo di aver sepolto in fondo al cuore. Ora Mia non c'è più, anche se posso ancora sentirla accanto a me. Phoenix, abbi sempre fiducia nel tuo cliente in qualsiasi circostanza. In un'aula del tribunale la fiducia è l'arma più potente in assoluto. 5 lunghi anni, e ora è accaduto qualcosa che mi ha fatto ricordare quelle sue sagge parole, ma questa è un'altra storia. Non vogliamo sapere. Episodio 1, la rivincita. Fine. Posso arrivederci. È quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ah, ok. Era la fine. Ok. Secondo episodio, giù la maschera. Ole. Sì. Save state. Sì, pure qua, famoso tutto. Giù la maschera, conferma. Luna di notte. Detective, ce l'abbiamo fatta! Che sollievo! Per fortuna il gioiello è ancora al suo posto! Eccolo, Gamsho! Oh. Oh, l'hai detto, amico! La nostra Potresti aprire la cassaforte giusto per controllare? Vatta a ricordare il film. Rumori di cassaforte. Madonna! Mamma santa! Che? E voilà! Ah! Siamo stati fregati! Mask DeMasque. È vero che Mask DeMasque. Guardi, allarme, accendete i pettorino. Wow. Signori, la prossima volta sarete più fortunati. È Max Galactic. Scusate, ma ora devo proprio andare. Mi piace la voce. Zì. Ci rivedremo alla prossima luna piena. Che paura! Aspetta, siamo ancora lì. Ho da ridere proprio. Ecco. 11 ottobre, ore 15:24, studio Lecale, Wright & Co. Lecale, yeah. Ehi, Nick, guarda un po' qui! Ehi, ma mi sta ascoltando? Il bagno può pulirlo anche dopo, è importante! Cosa vuoi adesso? Oggi è l'ultimo giorno che mi parli in questo modo. Stiamo per fare il botto! Botto? Stiamo? Vuol dire che io e te... Ah, ma cosa dici? Sto parlando di me, mamma mia, Momoro! Sto parlando di me, Perli, ovviamente. Non me ne ricordo più. Buongiorno, sono felice di rivederla, signor Nick. Perl, non sei cambiato affatto. Ehi, ma cosa ci fai qui, comunque? Non lo sa ancora, signor Nick. Ecco, guardi qui. E questo cos'è? Una specie di poster? Villaggio Kurain, non è per caso... Esatto, il nostro villaggio natale, mio e di Perli, intendo. E cosa sarebbe questa storia di tesori? Fai pure lo spiritoso, Nick. Ma stasera non avrai più tanto da ridere. Stasera? Perché stasera? La mostra tesori di Kurain inizia la prossima settimana, ma... Gli organizzatori ci hanno mandato degli investi VIP speciali! Bravo! Yeah. Ecco perché oggi mi sono messa al vestito della festa! Oh, guarda qua! Ti piace, Nick? Ma della verità mi sembra il solito vestito! Questa ragazza è Maya Fey, la sorella minore di Mia Fey, il mio vecchio capo. L'ho conosciuta 2 anni fa. Stavo lavorando al caso del delitto di Mia e da allora... In realtà è solo merito mio se questo studio legale non ha ancora chiuso i battenti. Aspetta, ma io... Maya l'avevo io. La Maya ce l'avevo. Ti ricordi che Maya ce l'avevo io? Ah, è vero, sì, via, te la vado. Sì, sì. Ma occuparsi dello studio è solo una copertura per la sua vera identità. Maya è infatti una sensitiva, una ragazza piuttosto particolare. Ehi, in che senso particolare? E questa bambina si chiama Pearl. È la cuginetta di Maya, nonché un'apprendista sensitiva. Lo so che sono piccola, ma farà il possibile per aiutarla, signor Nick. Ottimo, così hai sistemato la voce di Pearl. Perché infatti me veniva quell'altro perché c'avevo. Non era tua. Nel villaggio Kurain è stata fondata la misteriosa tecnica dell'evocazione Kurain. E Maya è la figlia della maestra della scuola di evocazione di Kurain. Si tratta di Kurain, se non è vero. Sì. So che sembra assurdo, ma è davvero così. Ho visto il suo potere con i miei occhi. È tutto vero. Terra chiama Nick. Quanto intendi far aspettare queste due belle fanciulle? Sì, signor Nick, sono stufo di aspettare. Voglio andare alla mostra. Ah, non ho scelta a quanto pare. D'accordo, ci andremo. Secondo me succederà un omicidio così. A occhio. Per avere i tesori. 11 ottobre, ore 19 e 18. Qui numeri 20. Sì, sì, no, io sono così. Lordly Tailor, salone espositivo. Lordly Tailor, il centro commerciale più esclusivo e costoso in città. Mostra dei tesori. Sono molto stupito, lo ammetto. Wow, è grandioso! Sì, basta poco per trasformare un oggetto qualunque in un tesoro. Dipende tutto da come lo esponi. Oh, hanno esposto anche quel rotolo dipinto che tenevamo nel magazzino della residenza Fey. Ricordo che da piccola ci disegnavo sempre sopra. Sul cimelio di famiglia? Nick! La persona responsabile della mostra ci aspetta nel magazzino sotterraneo. Non è un buon posto per incontrare le persone. No. D'accordo. Forse dovremmo andare a presentarci. Spostati. Magazzino sotterraneo. Ah, qua c'era proprio un omicidio. Okay. 11 ottobre, Lordly Tailor, magazzino sotterraneo. Eccoci nel magazzino sotterraneo. Questo posto mi fa paura, è come se un mostro potesse sbucare fuori all'improvviso. Non temere, Perli, ti proteggerò io. Oh, signor Wright. Un mostro, avevi ragione. Ah, un mostro. No, la Andrews. Buonasera, lieta di rivederla. Lei, io la conosco. Vagamente. Si è spento il tappeto. Non ce l'ho fatta carriera. Ah, sono felice di vedere anche lei. Sono felice di rivedere anche lei, signorina Pearl. Ah, salve. È una tua amica, Nick. E tu come fai a conoscerla, Perli? Ah, tu eri rapida nel frattempo. Piacere, sono Adrian Andrews. Mi occupo della promozione e dell'organizzazione di questa mostra dei tesori. Sono anche responsabile delle misure di sicurezza. Oh, un piacere mio. Adrian è cambiata molto dal nostro ultimo incontro. Questo è il magazzino. I tesori più preziosi della mostra sono tutti qui dentro. Ok. È passato molto tempo, vero signor Wright? Nick, mi vuoi spiegare chi è questa donna? Basta che la smetti di fare queste scenate. Cosa? Pensavo che facendo così avrei ottenuto un effetto più drammatico, tutto qui. Mistica Maya, non fargliela passare liscia. Perla mi sembra già abbastanza inviperita, Maya, non peggiorare le cose. Il signor Wright mi ha aiutato in un momento di grande difficoltà. Circa 7 mesi fa, se non sbaglio. Te lo ricordi, vero? Il caso del samore di Nickel. Non molto, ero rinchiusa in una cantina. Te lo sei già scordato, Nick? Dopo quell'incidente ho smesso di fare il manager e sono stata assunta qui. Wow, che cambiamento! Mi scusi, signorina Andrews, se non fosse stato per noi... No, non lo dica! Sono contenta che sia successo, in fin dei conti. Grazie a lei e a tutti i suoi amici sono riuscita a cambiare vita. Le sarò grata in eterno. Ah, meno male. Lordly Tailor. Sono davvero colpito, signorina Andrews. Gestire una mostra così grande non deve essere affatto facile. Beh, quest'anno Lordly Tailor festeggia il suo 200° anniversario. Gli oggetti esposti nel salone del piano di sopra sono tutti degni dei migliori musei. Wow, hai sentito, Perli? I migliori musei! Sì, ho sentito, sono felicissima! Quindi questo magazzino sotterraneo è ben protetto? Ovviamente, qui dentro sono costruiti dei tesori inestimabili e le guardie giurate sono tutte altamente addestrate. Guarda due, troppo. Sembra tutto perfetto, allora perché continua a fare quella faccia? Abbiamo qualcosa... Volevo fare un regalo a lei e ai suoi amici, signor Wright. È per questo che ha organizzato la mostra? Sapevo che la signorina Maya e la sua assistente abitava al villaggio Kurain, quindi ho pensato che sarebbe stato bello farlo conoscere al resto del mondo. Quindi è un regalo per Maya più che per me. Beh, chi verrebbe mai a vedere una mostra chiamata Tesori di Phoenix Wright? Non posso darti torto. Basta. Sposta. Oh, cioè, aspetta, forse è spuntato qualche dialogo? E allora ce ne andiamo. Ciao. Ciao. Vabbè, esaminiamo un po' di roba. Oh, Mistica Maya, guarda, non posso crederci. Ah, che bello, è un piccolo diorama del villaggio Kurain. Sì, proprio bello. Anche se mi sembra un po' vuoto e desolato. Oh, Mistica Maya, quella è casa nostra, c'è anche scritto Residenza Fey. Ehi, hai ragione! Vorrei tanto aggiungere la celebre prima di quella scritta. No, Maya, qualcuno potrebbe arrabbiarsi. A cosa serve questo grosso cuscino? Sopra non c'è niente. Forse è riservato al tesoro più prezioso del mondo. Il più prezioso del mondo? Esiste davvero? Ah, oh, beh, certo che esiste, vero Perli? Oh, sì, sicuro! Già, scommetto che sarà un tesoro mozzafiato. Sono rubato. Un pezzo di tessuto decorato con centinaia di caratteri estremamente elaborati. Forse un linguaggio esoterico che solo i sensitivi possono capire. Vediamo. C'è una scritta che riesco a leggere. Dice 108 modi per risparmiare. Sono sicuro che l'altra volta fossero solo 100. Beh, cerchiamo sempre nuovi modi per risparmiare. Pare che la vita sensitiva imponga duri sacrifici. Poi ci dovrebbe essere un foro di proiettili. Credo di ricordare questo vecchio paravento. Se non sbaglio fu una prova molto importante. In quel caso di omicidio avvenuto al villaggio Kurain. Questo paravento è il più grande segreto della tecnica dell'evocazione Kurain. È il paravento delle sacre scritture di Kurain. Se è così segreto, perché l'oggetto qui in vista dell'intera mostra? Non ci sta niente qua. Forse il magazzino, devo vedere cosa è il magazzino. Burro. Sembra una parte di un cartello gigantesco. Si legge solo burr. Ah, ho capito! Forse sul cartello c'è scritto hamburger. Che senso avrebbe scrivere hamburger a caratteri cubitali? Beh, forse per la fiera mondiale dell'hamburger o qualcosa del genere. Ne dubito. Ah, ho capito, forse sul cartello c'è scritto spaghetti. Perché parli sempre di cibo? Oh, aspetta, per te è normale. Comunque c'è scritto burr, il cartello non può essere spaghetti. Beh, forse è un errore di stampa, forse è per il festival degli spaghetti. Al burro. Ok, il tuo ragionamento è più ingarbugliato di un groviglio di spaghetti. Vernici. No, niente. Questo computer sembra collegato a quello della telecamera di sorveglianza. E allora la telecamera scatta una foto a chiunque entri o esca nel magazzino. Poi i dati della telecamera vengono inviati a questo computer. Capisco, alta tecnologia, insomma. E secondo me ci servirà. Ma ci sta un cacchio qua, che devo fare? È una telecamera di sorveglianza puntata verso la porta del magazzino. Scatta una foto a chiunque entri o esca da quella porta. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare. È meglio che Kurain. Certo. Oh, una maniglia. Non c'è un cacchio qua, raga. Vabbè, mostra. Vuole un magatama? Cosa può dirvi su questo? Scusi, ma se non posso essere d'aiuto, ma non ho davvero niente da dire al riguardo. Cioè, distintivo. Devo molto a quel distintivo di avvocato. È l'unico motivo per cui oggi sono qui. Oh, non dica così, ora sta esagerando. Credo che Nick volesse dire sono stato io a salvarla, non quel dannato distintivo. Dille la verità, Nick. So cosa stai pensando. Smetti la maglia. E non c'è un cacchio da fare. Ah! Beh. Okay. Ha senso, ha effettivamente senso. Mistica Maya, guardala giù accanto alla porta. Organi. Vai. Quella è la mistica Ami, vero? Sì, quella è una statua della fondatrice della scuola di vocazione di Kurain, Ami Fey. L'abbiamo presa in prestito da un tempio di addestramento del ramo cadetto dei Fei. È arrivata proprio stamattina. Ah, ora mi ricordo le sore. Noi quando abbiamo fatto la tier list c'erano le sore. Cos'è quella cosa spaventosa che tiene in mano? Non chiederlo a me, come faccio a saperlo? Non dovresti essere la futura maestra? Sì, ma non avevo mai visto questa statua prima d'ora. Quella cosa è lo Shichishito Kurain, una spada cerimoniale. Non è un'arma vera e propria, quindi la lama non è affilata. Oh, che peccato, volevo tagliuzzare qualcosa. Ehi, cos'hai da guardare? Oh, accidenti, sono già le 8. Avete già mangiato? Ecco, ho prenotato un tavolo al ristorante del 12° piano. Che ne diresti di cenare insieme? Oh, mi piace quella parola, cenare, è una parola magica. Io prenderò il pranzo per bambini. Ah, andremo a cena, Perli, non a pranzo. Fossi te prenderai una cena per bambini, versione maxi piuttosto. Ok, allora mangerò una cena per bambini maxi. Bene, andiamo? Sì. Dopo quella piacevole serata, non ci restava che attendere l'apertura della mostra. Ero contenta di vedere Adrian così felice. Nessuno di noi l'avrebbe mai immaginato. Ma il giorno seguente sarebbe accaduta una cosa terribile. Sullo stomaco c'è rimasto, sì. No? Quindi. Indigestione. 12 ottobre, ore 10:09. Studio legale Wright & Co. Nick, è terribile! Ma come? Stai di nuovo pulendo il bagno. Successo qualcosa ieri sera. Sì, dopo la cena. Non sapevo che fossi un maniaco dell'igiene. Ehi, lasciami in pace, non è che abbia molto di meglio da fare. Basta accendere la TV. Ti dà menata di musica la tua. Ma fai tu? Abbiamo un aggiornamento sul colpo del secolo. In base agli indizi rinvenuti sulla scena del crimine, le autorità hanno dichiarato che il furto è sicuramente opera del genio dei ladri Mask DeMasque. Dobbiamo scegliere killer, Mask DeMasque, tutti non presi. Mask DeMasque. Pare che alcuni giorni fa Lord Tailor abbia ricevuto un biglietto di avvertimento. Questo è il quinto colpo del genio dei ladri, che punta solo a tesori più preziosi. Lordly Tailor? Allora Nick, cosa intendi fare? Non azzardarti a tornare in quel bagno, sai? Tesoro? Lordly Tailor? Non vorrei mica dire... Invece sì, forza Nick, è stata rubata da Mask DeMasque, il nostro tesoro più prezioso. L'urna sacra di Kurain è stata rubata. Cosa? Che l'urna sacra è stata rotta da Pearl e Pearl l'ha messa in modo sbagliato perché le lettere non corrispondono, perché non sa leggere. Rinfrescami un po' la memoria, cosa sarebbe questa urna sacra? È il tesoro più importante dell'intero villaggio Kurain, ecco cos'è. Guarda, si vede anche in questo poster. Questa, vedi, sarebbe Ami, la fondatrice. Invece lei ha messo I am. Non ricordi cosa c'è dentro? L'urna contiene uno spirito molto importante, quello della mistica Ami Fey, fondatrice della tecnica dell'evocazione Kurain. Vero, Perli? Ah, sì, certo. Aspetta che voglio una cosina. No, mi sono coperto solo i Vegas per sbaglio. Sì, porca miseria, aspetta. Non mi lascia tutto. Un momento. Pensavo che sull'una ci fosse il nome di Ami. Invece c'è scritto I am. Tu ne sai qualcosa, Perli? Io, ecco, ci sono cose che sarebbe meglio dimenticare, vero signor Nick? Vediamo se me lo fa chiudere. Oh, giusto, un anno fa ci fu un emicidio nel villaggio Kurain, nel paese di Maya. E l'urna sacra si rivela una prova essenziale per risolvere quel caso. L'urna sacra si è inserita nel suo suono. Cosa facciamo? Ok, il bagno è più lustro della testa del giudice, adesso andiamo. Ma che ti prende, Nick? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con... Cosa vuol dire? Signor Nick! Il prezioso tesoro della mistica Maya è stato rubato! Questo non le interessa minimamente! Pensavo che l'urna fosse il tesoro del villaggio, quindi non capisco come... La mistica Maya! È il villaggio, è la futura maestra della scuola di evocazione. Sa benissimo di cosa sto parlando, signor Nick, e non provi a negarlo. Ok, ho capito. Cosa dovrei fare allora? Cosa dovrebbe fare? Trovare il cattivone che l'ha rubata! Scarpetta! Scarpetta! Sì, e ritrovare l'urna sacra. Ma non sono un detective, sono un avvocato. Questo non c'entra niente! Se fosse un vero gentiluomo, non so neanche Leighton, però lei farebbe i salti mortali per la sua amata mistica Maya! Oh cavolo, quando Perla parte con la storia d'amore non la ferma più nessuno! Come hai detto che si chiama quel cattivone? Mask DeMasque, Nick! Prendi nota, Mask DeMasque! Con la stellina. Incidente dello scorso anno. Ah, fu una vera tragedia! Mi arrestarono, ricordi? Quando è che non stai dietro le sbarre tu? Un anno fa, il delitto del villaggio Kurain. Un uomo venne ucciso durante l'evocazione di Maya. E proprio quest'urna fu la prova decisiva per dimostrare la sua innocenza. Signor Nick, potrebbe non dirlo alla mistica Maya. L'aveva promesso, ricorda, non deve dire a nessuno che ho rotto io l'urna sacra. Ciao Gigio, buonasera. Ciao Gigio. Come stai? Adesso l'ho appena detto a tutti. Sì. Oh già, è vero. Ora ricordo, su quest'urna c'era scritto Amy. Tutto bene, grazie Gigio. Almeno finché Pearl non la ruppe per sbaglio in 1000 pezzi. Cercò segretamente di ripararla, con risultati piuttosto scarsi. Mi dispiace, non sono brava nei lavori manuali e neanche a scrivere. Poverino, mi fa una tenerezza. Comunque, questo è il frutto del suo disperato tentativo di riparazione. Mise insieme i pezzi nel modo sbagliato. Con la scritta, così la scritta diventò Ami, così la scritta da Amy diventò I am. Incredibile che non si sia ancora accorto nessuno a un anno di distanza. È la stessa cosa che ho pensato io. Vabbè, possiamo andarcene quindi, immagino. Ma poi c'era una pianta, porca miseria. Salone esclusivo. Sono rubati anche la pianta. Sì, certo. 12 ottobre, Lordly Tailor, salone espositivo. Siete al mercato del pesce di Ostia. Bene, oh, cerchiamo di trovare qualche indizio che ci aiuti ad acciuffare quel cattivone. Mi sembra che sia tutto come prima, 3 euro. Sì, il salone è proprio quello che abbiamo lasciato ieri sera. Quel cattivone. Ehi, non passa qua, amico. Un momento, qua la voce. Oh no, ancora lui. Ma no, come no, ancora lui, meno male. Allora sei tu, oh, dovrei essere io a dire oh no, ancora lui. Perché ogni volta che succede una tragedia te lo sempre in giro, amico? Anzi, fratello. Le potete chiedere la stessa cosa? Non hanno altri retti in commissariato? No, dovrei essere io a chiedertelo. Cosa ci fate da queste parti? Ehi, l'ho chiesto. Ah, no, ehi, l'ho chiesto io per primo, perché si trova. Volete piantarla? Perché non vedate una stretta di mano e fate la pace una buona volta? Salve! Mi fa piacere rivederla, signor detective. Le alici sono fresche, signora! Che paura! Oh, sei tu, piccoletta! Io mi chiamo Gamsho, detective Dick Gamsho. Cerca di ricordarlo, piccola. Se ti sembra troppo lungo puoi anche solo chiamarlo Dick. Vabbè, no. Vabbè, l'avrei evitata. Lo so, però. Oh, mi fa piacere rivederla, signor detective Dick. Sì, anch'io sono felice di rivederti, piccola. Basta. Ho finito il pesce. Non posso. Per Dick se lo sono portato via, quindi il pesce finito. Oh, signor detective Dick, potrebbe dirci cosa è successo? Oh, stai cercando di ricordare il mio nome? Brava, piccola. Ma va bene solo Gamsho, ok? Comunque, il ladro ha rubato una certa urna sacra. La conosco bene. Oh, beh, il ladro si chiama Mask DeMasque. So anche questo. Detective, potrebbe dirci cose che non sappiamo? Quello. Beh. Sì? Non è caro. Ah, ok. Ta-da! Visto che sono ancora in debito con voi, diciamo, Luciano ha l'accento romano di suo. Sì, può essere, sì, Il furto è avvenuto ieri notte, intorno all'1:30. Come fa a dirlo? Abbiamo ricevuto una telefonata di emergenza da una guardia sul posto, amico. Ha detto, l'urna è stata appena rubata. Sul posto? Intendo dire qui nel salone, giusto? Sbagliato. Quell'urna veniva tenuta sotto stretta sorveglianza nel magazzino sotterraneo. Il magazzino sotterraneo? E chi faceva la guardia nel magazzino sotterraneo? Oldberg? Oh signore. Può essere? Quel tizio è colpa sua del ladro sfuggito. Ok, no. Ok. Che paura. Quel pallone gonfiato. Penso di essere un super detective solo per aver risolto un caso. Super detective? Che paura che è. Ehi, detective Gamsho, riguarda un Mask DeMasque. È davvero così famoso? Cosa? Stai scherzando, vero Nick? Mask DeMasque è la cosa migliore in assoluto dopo il pane in cassetta. È un ladro. A volte si spaccia per la guardia di un museo. Altre volte compare come un grande orso bruno per cogliere di vittima le sue... Vabbè, sorpresa quello, di vittima. Era quello nella stanza del ninja chitarrone, forse. Ecco. Ma sotto quelle mentite spoglie c'è il vero Mask DeMasque. Quindi è una specie di mago dei travestimenti, come Max Galactica. E punta solo agli oggetti più preziosi in assoluto. Questo è il suo quinto colpo. Se Lordly Tailor avesse collaborato, questa volta l'avremmo preso. Cosa? Voi sapevate già che intendeva rubare l'urna sacra? Certamente! Quel tipo manda sempre un biglietto di avvertimento prima di rubare qualcosa. Furbissimo. Un biglietto di avvertimento, eh? Sì, l'hanno detto anche in TV. Super Detective, capiamo. Perché chiama quell'uomo Super Detective? Perché è lui che si fa chiamare così, amico, non me lo sono inventato io. Allora, com'è questo Super Detective? Beh, ve l'ho detto, Mask DeMasque ha fatto 5 colpi finora. Dopo il quarto colpo, il Super Detective riuscì a recuperare il tesoro rubato. Wow, fantastico! Tutto da solo? Sì, devo ammetterlo, forse è davvero in gamba, come dice. Ogni volta che il ladro manda un biglietto inviamo i nostri uomini sul posto, ma nessuno di noi è mai riuscito a vederlo, neanche di sfuggita. Il Super Detective invece è riuscito perfino a recuperare il tesoro rubato. Comunque ora si trova sulla scena del crimine in cerca di indizi. Quindi è nel magazzino sotterraneo, Biglietto. Cosa sarebbe questo biglietto di avvertimento? Eccolo, ma non lo mostrare a nessuno, è top secret, ok amico? Cos'è questo simbolo sul davanti? Quello è il simbolo personale di Mask DeMasque, il suo sigillo, insomma. Tutti i suoi biglietti ce l'hanno. Questo non l'hanno detto nel notiziario in TV. Non abbiamo ancora divulgato questo dettaglio per ragioni operative. Quel simbolo è l'unica cosa che ci consente di capire se un biglietto è autentico. Lo faccio un po'. Ehi amico! Beh, mi sembra ovvio, non appena si diventa famosi ecco che spuntano gli imitatori. Si impegni di più, signor Nick, così un giorno avrà anche lei degli imitatori. Grazie, credo. Ok, andiamo nel magazzino, vediamo chi è questo Super Detective. Che hype. 12 ottobre, Lordly Tailor, magazzino sotterraneo. Questo posto continua a darmi i brividi. Sarà l'aria condizionata? Sai, è necessaria per conservare le opere d'arte. Benvenuti, benvenuti al mio piccolo banchetto del caos. Cosa accidenti dovrebbe significare? Devo di aver ben poco da offrire, ma prego, accomodatevi. No, questo è Pain. Mi sembra una voce nuova. E lei chi sarebbe? Silenzio. Ora capisco, sta diventando tutto chiaro. Ma come la faccio a differenziare da Pain? Come la faresti tu? Zii Francesca. No, non c'ho la voce da oggi. Ma vediamo cosa viene, dai. Cosa ha capito? Sbarri! La verità mi è stata elegantemente rivelata. Un avvocato e una sensitiva, entrambi piuttosto mediocri nella loro professione. No, lo farei all'inglese, o sbaglio? Però ho detto sbarri. Che sbarri? È russo, non è sbarri, è russo, è sbarri. Boh, che ne so. Però non ce la faccio da inglese, ce la faccio da russo. Però non so come fa russo. O sbaglio. Aspetta, mi devo ricaricare. Faccio un pene con la voce più bassa, perché è più acuta di pene è impossibile. O sbaglio. Questo è Pippo. E vabbè raga, quello che viene. Non posso crederci, come fa a saperlo? Come? Lo scettico universale direbbe che dietro a ogni come si c'era un perché. Sono un viaggiatore del tempo e dello spazio. Io nuoto nei sogni. Cosa sarà me farneticando? Non capisco una parola. Bando all'indugi. Lasciatemi adempiere un po' francese. Anche il primo obbligo di vero gentiluomo. Un po' di buono, sì. Mi presento, il mio nome è Atmey, Luke Atmey. Super Detective. Oh, piacere. Non farti intimidire, Nick. Concentrati e fagli vedere chi sei. Il mio nome è Wright, Phoenix Wright, super avvocato. E io sono Maya Fey, super sensitiva. E io, Pearl Fey. Sono la cugina della mistica Maya e un super apprendista sensitiva. Eccellente. Allora, possiamo... No, puoi farlo. No, non mi viene. Faccio io? Se puoi farlo. Allora, faccio un francese. Vai. Allora possiamo iniziare il nostro piccolo gioco. Gioco? Questo tizio non è normale. Super Detective. Quindi lei è davvero così famosa come dice? Certo, ha una scarsa conoscenza del mondo per essere un avvocato. Credevo che tutti avessero sentito parlare di me in codesta città, mi guardi. Yeah. C'ho pure la copertina. Sono la nemesi di Mask DeMasque, il super detective Luke Atmey. Solo perché l'ha fermato una volta? Al momento due figure possenti si stagliano su questa grande città. Una incarna le nefaste forze oscure, l'altra gli angelici cherubini della luce. Ma è Valentino Rossi! Lo so, smell! Mi sono persa, cosa sta dicendo Nick? Sono sulle tracce del mio rivale fin dal suo primo colpo. Dopo aver capito il suo modus operandi, ho ostacolato la sua ultima impresa malvagia, riuscendo a restituire il ritratto di Megena, bersaglio della sua bramosia. E senza aiuto alcuno l'ho strappato a Mask DeMasque. Con la mia mente allenata ai miei muscoli brillanti e la modestia... Sì, hanno parlato al telegiornale della rubrica Grandi Eroi Cittadini. Si dice pure sta cosa, non scende più dal piedistallo. Hanno detto che il museo mi ha regalato un gioiello magnifico come ricompensa. Beh, nulla in confronto al tesoro che ho restituito. E nulla in confronto alla sua smisurata arroganza. Oh, ci dica tutto quello che sta su Mask DeMasque, con parole semplici. Oh, oui, vorrebbe sapere come ho dedicato la mia esistenza a contrastare le sue malefatte? Ieri notte nelle viscere di codesto magazzino abbiamo combattuto strenuamente. Ci credo. Capisco. Come ha detto? Lei era qui ieri notte? Qui, da Lordly Tailor? Naturale, dove c'è DeMasque c'è sempre Luke Atmey, con le sue eleganti trappole. Eleganti trappole? Temo che la fuga di DeMasque sia stata molto più elegante. Ma questa volta l'ho lasciato fuggire con l'illusione della vittoria. Dicono tutti così. Forse dovrei chiedergli cosa è successo qui la notte del furto. Potrebbe dirci cosa è successo ieri notte, per favore? Ma certamente, dopo tutto, tra noi super qualcosa non devono esserci segreti. Il tuo naso si sta allungando ancora di più. No, body shaming, capiti? I miei preziosi servigi sono stati richiesti 20 giorni fa. E 10 giorni dopo abbiamo ricevuto il biglietto di Mask DeMasque. E voilà! E voilà, dice sempre. Ah, quindi è stato assunto prima che arrivasse il biglietto di avvertimento? Ma oui, da una persona molto scrupolosa e rigorosa, Adrian Andrews. Appena 10 giorni dopo avermi ingaggiato, i suoi incubi hanno preso forma. Si riferisce al biglietto di avvertimento, vero? Ma oui, quindi ho vestito i panni di super detective e ho piazzato una trappola qui. Poi l'ho aspettato, da solo. Da solo? Perché? Perché non ha chiesto aiuto alla polizia? Ma ridicolo, perché dovrei affidarmi a un branco di balordi col distintivo? Guarda cosa mi tocca sentire, è stato lui a farti sfuggire Mask DeMasque. Io agisco sempre da solo e nell'ombra, lontano dagli occhi di tutti. Agiamo nell'ombra per servire la luce, siamo assassini. Niente reale, niente decente. Nell'ambra! Precisamente, neanche le guardie giurate sapevano della mia presenza, ma ci sei venuto o no? Cioè, per ingannare i nemici devi prima ingannare gli amici, è un mio proverbio originale. Meno male. Comunque, tornando a ciò che è successo ieri notte. Come stavo dicendo, mi sono nascosto qui e ho atteso la venuta del ladrone. Se non hai sentito rumori, ti è nascosto per la paura. No, te cacatono. Ma vi giuro, da quell'ingresso non è entrata anima viva. E nonostante questo, l'urna sacra è scomparsa. Ma questo è sangue? Perché tipo in Danganronpa il sangue l'hanno fatto fucsia. Ah sì? Boh, però altre volte cioè, il sangue era rosso. Boh. Ma è impossibile, come ha fatto a sparire? Come? Non sia ridicolo, se era avvocato. Se conoscessi la risposta a codessa domanda, di sicuro non sarei qui. Nonostante abbia fallito miseramente, sembra ancora pieno di sé. Sta dicendo che sarebbe, sebbene non sia entrato nessuno da quella porta ieri notte. Ah, La nostra preziosa urna è sparita allo stesso zotto sul lungo naso. Non posso crederci. Vabbè, esaminiamo un po' di roba. Signor Avvocato, trattenga questo udi intemperamento, la prego. Ah, in che senso? Questo criminale è un artista, è un luogo del crimine, la tela su cui dipinge. Ora. Solo io, il super detective Atmey, posso apprezzarne tutte le sfumature estetiche. Potresti tradurre, Nick, che volesse dire non toccate nulla, dilettanti. Se avete qualche curiosità, Atmey è sempre pronto a soddisfarla. Io so tutto ciò che c'è da sapere su Mask DeMasque, il mio rivale. E adesso cosa faccio? Prendi questo estintore. Che abbia qualche informazione segreta, cose che solo un super detective può sapere. Forse dovrei parlare con il super detective per schiarirmi un po' di idee. Chi è? Se era avvocato, trattenga quel cellulare, bla bla bla. Ho capito, non posso toccare un cacchio, ho capito, ho capito. Vabbè, provo a presentargli qualcosa. Aspetta, c'era un'altra parte, dai, cammina dall'altra parte. Ma tanto non possiamo toccare niente. Dice? Ah, vabbè. Ah, fa culo, va. Vuoi fare il cacatone? Ma fa il cacatone, va, mi piace. Ok. Mostra. E questo. Mi dispiace di non poterle essere d'aiuto, ma non ho altro interessante se non quello di trovare nuove prove contro la mia nemesi. Ah, non si preoccupi, Nick mostra sempre le prove a casaccio, è il suo stile. A casaccio, ha detto? Allora sto sprecando il fiato a parlare con lui. Già, così sembrerebbe. Grazie Maya, potevi dire semplicemente che sono un suo rivale invece di insultarmi. E l'urna. Non tema, giovane ragazza, prometto che ritroverò la sua urna. Grazie, detective Atmey. Conto su di lei. Si avvicina allo scontro finale tra il detective Luke Atmey e Mask DeMasque. C'è ancora qualcosa che non mi convince in questo tipo. Sì, ma non dimenticare che è riuscito a recuperare il tesoro dell'ultimo colpo. Se lui è proprio il ladro. E possiedo un filmato che descrive nel dettaglio il mio ruolo in quell'episodio. L'ho registrato direttamente dal notiziario della TV. Le vuole una copia? No, grazie. Ah, ecco. Biglietto. Il biglietto di avvertimento di DeMasque. C'è il suo simbolo stampato sopra, vero? Davvero notevole, ma dovevo aspettarmelo dal mio rivale. Ti ho fatto vedere il biglietto. Mi sorprende che sia in possesso di un'informazione talmente riservata. Beh, abbiamo un super avvocato, una super sensitiva e una super cuginetta. Che cacchio è? Che paura. È una chiamata dei messaggi. Che paura. Sì, certo, potrai anche imparare ad apprezzarvi dei miei super colleghi. Non sono sicuro di voler essere un collega di questo tizio. Bene, sì, avvocato. Mi è stato riferito che anche lei è sulle tracce del ladro misterioso. Beh, in realtà non... Esatto! Dobbiamo ritrovare l'urna sacra, costi quel che costi. Eccellente. Allora mi fido, vi permetto di guardare intorno mentre io andrò a indagare. Se dovessi trovare qualcosa di valore, vi prego di fare visita al mio studio. Al mio studio dei piaceri terreni, io studio lo studio investigativo Atmey. Io studio, tu no? No, manco io. Studio dei piaceri terreni? Bene, signor avvocato, ora avrei molto da fare se non le dispiace. Lei è da mezzo, faccio toccare le cose. Aspetti, ma come aspetti? No, se n'è andato. L'ultima cosa che voglio fare è il lavoro sporco per lui. Dai Nick, non preoccuparti, non c'è problema. Sbrighiamoci a indagare prima che cambi idea. Anch'io voglio andare al suo studio, portatemi con voi, ok? Lo scatolo. Quella scatola di legno è davvero brutta. Ah, in quella scatola c'era l'urna sacra. Non toccarla, potrebbero esserci le impronte del ladro. Brr, mi ero fatta in quattro per costruire quella scatola. Ah, sei stata tu a costruire quello sgorbio, Maya? Cosa vorresti dire? Quell'urna è sempre stata nel corridoio della residenza Fey. Quindi non aveva una sua scatola personale. Mi piaceva così tanto. Poverina, sarebbe stato meglio se Mask DeMasque avesse rubato anche la scatola. Almeno. Ah, non dobbiamo bere, va bene. Wow, guarda che bella. Com'è che l'ha chiamata la signorina Andrews? Shichishito. Significa spada dalle sette lame in giapponese, credo. Wow, è molto pesante. Ah no, scusa. Wow, è molto pesante. Un solo colpo, 7 volte più divertente. Forte, eh? Venderebbe un sacco. Io ho notato qualcosa di strano. Wow, oggi stai facendo faville, Perli. Questa spada non era nella mano della statua della mistica Ami ieri sera? Ma dai. Ah. E un'altra cosa, ieri sera questa spada non era piegata. Hai ragione. Bravissimo Perli, sei una super apprendista, oltre che una super cugina. Se questa spada è piegata, allora qualcuno deve averla usata ieri notte. Ah, mi è appena venuta in mente una cosa. Forse il Detective Atmey l'ha usata per colpire Mask DeMasque. Così. Ai, sei impazzita. Che se me la così a caso, eh? La frusta di Francisco. Esatto. Che ne pensi, Perli? Che adesso è più piegata di prima. Oh, la mia testa. I miei capelli. Dai, questo ho già perso la memoria una volta, non una botta. Il sangue. Guarda cosa hai combinato, Nick. Hai rovesciato la vernice dappertutto. Non sono stato io. Beh, ieri sera non c'era, avrei notato un colore così acceso. La vernice si è già seccata. Avresti dovuto pulirla prima che si seccasse, Nick. La vernice non si secca così rapidamente, ti ho detto che non sono stato io. Pare che questa macchia sia qui da qualche giorno. Ah, vabbè, c'era una statua davanti. Ehi, guardate! Cosa c'è? L'angolo in basso a sinistra nella macchia ha una forma piuttosto strana. Ah, hai ragione, cosa potrebbe essere? Possiamo vederla bene. Vabbè. Vabbè, ci sta la statua qua, no? Sta qua per terra l'angolo. Questa salva della mistica Ami è così bella. Anch'io vorrei farmi fare una statua d'oro. Potremmo metterla all'ufficio. Ehi, si chiama Wright & Co. Dovrebbero farla a meno? Signor Nick, ho notato qualcosa di strano. Cosa c'è, Pearl? La statua della mistica Ami non è nello stesso posto dove l'abbiamo vista ieri sera. Ah! A me mai che c'è una ragazzina lì. Sì, infatti, porca miseria. Sono sicura che fosse più vicina alla porta. Sì, forse hai ragione. Ben fatto, Perni, lo sapevo di avere una super cugina. Quindi la sala sarà spostata dalla notte del furto. Ok. Qua c'è la vernice. Qua non me la fa. Organi. C'è scritto organi. Ti sbagli, Nick, c'è scritto organizza. Non riesci a vedere le ultime lettere? Beh, in ogni caso nessuno riuscirebbe a leggerle con tutto il caos che c'è qui. Già, ti senti come a casa, vero Nick? Vabbè. Burro. E pure la scatola è sporca. Sembra una parte... Vabbè. La stessa gag di ieri con gli hamburger. Di ieri, vabbè, dello ieri. La cosa, la telecamera che... Questa Ehi Perli, sai cos'è questo? È un computer! Un computer! Oh, ne ho sentito parlare! Ha un nome davvero carino! Pare che questo computer serva a registrare i dati della telecamera. Quando qualcuno entra o esce dal magazzino, la telecamera scatta una foto. Credo sia la trappola preparata dal detective. Mamma, trappolone. Proviamo a recuperare i dati di ieri notte. Potremmo trovare una foto di Mask DeMasque. Vediamo. Sono una vera frana con i computer. Cosa c'è, signor Nick? Sta grondando di sudore. Ha preso un cacciavite? Sì, può darsi. Non capisco come si fa a vedere le foto. Non credevo che fossi così scarso con la tecnologia, Nick. Bene, sono riuscito a stampare i dati della telecamera di sorveglianza. Bisogna gattonare prima di imparare a camminare, vero Nick? Sì, come no. Comunque ieri notte la telecamera si è attivata solo una volta. Possiamo vedere? No, niente, solo questo ci dice. Basta. Pure la scala è rosa. Guarda, una scala! Quella è una scala pieghevole per l'esattezza. E allora, che differenza fa? Devi liberarti dai pregiudizi dettati dal tuo limitato bagaglio culturale, Nick. Va bene, scusa. Perché una sola sensazione di déjà vu? Anche c'è stata una gag due volte con la scatola. Che tipo, con una scala, scusa, cosa tipo diceva... È una scala? No, è una scala a pioli, una cosa così. E... un cacchio. Cos'è quella grande porta laggiù, signor Nick? Direi che è la porta del magazzino vero e proprio. Sembra pieno di scatoloni e un mucchio di altra roba. Credo che l'una sacra fosse custodita lì dentro. Ricorda, Maya, Adrian ci ha detto che non possiamo entrare. Andiamo a trovare cosa? Adrian. Vabbè, ci possiamo spostare, che dici? Sì, verso così. Oh, Nick, ti squilla il cellulare. Bip. Pronto? Gamshow, sì. Sono io, Gamshow! Gamshow, cosa c'è? Cos'ha da ridere? Te lo dico io, cosa c'è da ridere, amico? L'ho battuto, ho battuto il super detective! Finalmente, quel pallone gonfiato si è sgonfiato, quel detective arrogante! Sì, finalmente l'ho preso! Ora non può più sfuggirmi, per lui è finita! L'ha preso? Sta dicendo che... Lei ha catturato Mask DeMasque? Bingo! Beh, in realtà si è consegnato. Ma l'ho preso! Mask DeMasque si è consegnato alla polizia? Grandioso! Allora possiamo venire a riprendere l'urna sacra? Ecco, stavo per dirvelo. Cosa? C'è qualche problema? Potresti passare al centro di detenzione appena puoi? Al centro di detenzione? Vuole parlarti, Mask DeMasque, intendo. Cosa? Vuole parlare con Nick? Allora ti aspetto, amico, vieni a sbrigarti. Bip. Al centro di detenzione? Ma questo dice al centro di detenzione! O magari questo dice no, non sono stato io, devi difendermi perché mi accuso. E dove andiamo? Qua. Ah, sto specie da studio investigativo Atmey. Che paura, c'è proprio quando... 12 ottobre, studio investigativo Atmey. E questo sarebbe uno studio investigativo? Sembra il set di un film horror di serie B. Ehi, c'è nessuno? Pare di no. Oh, che spreco di tempo. Ehi, che idea! Prendiamo quel quadro incorniciato come souvenir. Non provarci, Maya. Forse dovremmo tornare in un altro momento. E dove andiamo? Come faccio ad andare al centro di detenzione? Ma come attivo? Guarda, studio legale, vediamo che succede. È studio legale è a casa mia. Ok. Non da qua pure non compariva niente. Ah! L'ho bypassato completamente. 12 ottobre, centro di detenzione, sala visite. Magari parliamo con lui e poi... Ehi amico, benvenuto al centro di detenzione. Vedo che è di buon umore, detective. Certo, del resto abbiamo acciuffato Mask DeMasque. Sì, ma dov'è una sacra? Oh, mi dispiace ragazzina. In effetti, adesso che ci penso, tu sei la vittima di questo caso. Ah? Beh, forse dovresti chiedere tutto al diretto interessato. Ehi, hai ragione, Nick. Davvero? Se ci pensi molto bene, noi siamo le vittime. Beh, può darsi in un certo senso. Oh? In genere associo le vittime alle persone morte perché ci occupiamo sempre di delitti. Scusate. A ogni modo, dobbiamo recuperare a tutti i costi l'urna sacra. Per favore, non ignoratemi. No, Pipi, ma che manca. Lei chi è? Io sono Mask DeMasque, ok? Attenzione, se c'è una notifica, un secondino. Buonasera Frosty, benvenuto. Buonasera. Tranquilla Laura, buonanotte. Buonanotte. Vuole il barese. Comunque grazie mille per il follow. Vuole il barese. E io non può fare, non so, è bello. Ehi Nick, non ti sembra un po' bel mingerlino? Sono Ron DeLite, questo è sardo. Sono Ron DeLite, il celebre Mask DeMasque. Questo tizio non avrebbe neanche la forza per schiacciare un moscerino. Mask DeMasque. Quindi lei sarebbe Mask DeMasque? Certo, in persona. No, forse è sbagliato. È un po' complicato, né sì né no, insomma, se capisci cosa intendo. Io non ho capito niente. Beh, quando dico sbagliato, intendo dire che non è proprio giusto, più o meno. Il nome non è Mask DeMasque, ma Mask DeMasque. Sì. Ma che problemi ha? Non gli stende. Beh, a quanto pare è un ragazzo molto timido. Non fatelo, non guardatemi così, non voglio la vostra pietà. È un gran piagnone. Mi dica, perché si è costituito? Beh, vede, perché... io lo so, perché ha rubato un tesoro inestimabile. E ora si sente tremendamente in colpa, ho ragione? Tesoro inestimabile? Quella vecchia urna rotta. Avrai un piccolo favore da chiederle. Sì? Cosa c'è? Potrebbe andare a parlare con Dessi. Dessi? Urna. Senta, ne vogliamo dietro la nostra urna. Dove si trova? Mi dispiace, la restituirò, lo giuro. Forse no. No, non posso fare promesse che non posso mantenere. Non posso proprio. Ma si fa più grigia la scritta, è come se sia passato la voce. O se lo sbaglio io? No, cosa è che sul grigio? No, che vedi qua è bianca? Questo è grigio. Vabbè. Signor Nick, non ho capito cosa ha detto, specialmente l'ultima parte. Signor DeMasque, potrebbe parlare un po' più forte? Vedi? Sì, certo, lo farò. Promesso. Forse no. Vede, sto già parlando con il mio normale tono di voce, quindi non posso farci niente. Signor DeMasque, riguarda l'urna. Oh, sì, l'urna, subito. Ve lo direi senza problemi, ma in realtà temo davvero che non mi credete. Sono stufa, ce lo dico e basta. Vi prego, non urlatemi addosso. Mi dispiace. Quell'urna, io l'ho persa. Che cosa? Cosa ha appena detto? Ha perso l'urna? Sì, anzi, no, forse sì. Anzi, sì, l'ho persa. Si spieghi meglio. Beh, ecco, l'ho persa, come ho detto. Sono cose che succedono. Come quando sei sul treno e dimentichi la borsa al momento di scendere. Cosa? Ha dimenticato l'urna sacra su un treno? Un momento, ha preso un treno vestito in quel modo? No, io stavo solo parlando per i padri. Comunque mi dispiace, l'ho perso da qualche parte, non so dove. La storia di questo tizio è più surreale di un Dimentori da lì. Siamo davvero sicuri che questo pazzo sia Mask DeMasque? Non chiamarlo pazzo, Maya. Anche se condivido i tuoi dubbi su questo tizio. Dessi. Chi sarebbe questa Dessi? Non parli di mia moglie in questo modo, la... Deve essere sua moglie. Scusatemi, in realtà... è stata mia moglie a dirmi di chiamarvi qui. Potresti andare a trovarla al mio covo? Covo? Signor Nick, cos'è un covo? Oh, scusate, intendiamo dire la mia base segreta. Base segreta? Il mio appartamento, insomma, palazzo per Pepe. Per Pepe! Ma come per Pepe? Secondo piano. Eh sì. Andiamoci subito, Nick, al covo di Mask DeMasque. Credo le piaccia il suono della parola covo. Io volevo parlare ancora con lui, però. Insomma, è disturbante. Vediamo un attimo sto covo. 12 ottobre, covo di DeMasque. DeMasque. No. DeMasque. Wow, guarda che posto! E senza dubbio il covo di Mask DeMasque. Chi è? Sei tu, Ronny? Questa me sa che me la ricordo. Ah, e voi chi siete? Lei è Dessi? Sì, sono Desiree. Ah, oh, dovete essere l'avvocato e la vittima. Sì, siamo noi. Suo marito ci ha detto di venire a trovarla. Io sono Maya Fey e lui è Phoenix Wright, avvocato difensore. Miki e Maya, eh? Non so come ringraziarvi per aver accettato di aiutare il mio Ronny. Beh, non c'è di che. Mi ha davvero chiamato Nicky? Ron DeLite. Riguardo a suo marito. È molto carino, eh? Anche se a volte è un po' troppo fragile. Solo un po'? Comunque, avete visto che hanno parlato di Maya in TV? Ah, sul serio! Dicono che l'urna è tua e che segui uno strano addestramento in uno studio legale. Devo ricordarmi di non guardare più quel programma. Dopo aver visto quel servizio pensavo di contattare l'avvocato di cui parlavano. Capisco. Il mio Ronny ha una grande immaginazione e si fissa facilmente. Continuava a dire che voleva consegnarsi alla polizia, non sapevo cosa fare. Sono stato io, ho rubato io quell'urna, ripeteva, come se fosse vero. Eh? Ma allora non è stato lui? Certo che no, il mio Ronny non farebbe mai una cosa simile. Beh, è un tesoro inestimabile e lui è... Possibile che sua moglie non conosca la sua vera identità? Il mistero si infittisce. Porca due, Mask DeMasque. Mask DeMasque. Morito? Beh. Io sono il genere di nonna. Di nonna. La figlia di nonna, io. Ho sempre bisogno di emozioni nella vita. Oh, ho fatto emozioni? Sì, il momento in cui mi sento davvero viva è quando corro a tutta velocità sulla mia moto. Forse era la moto che c'aveva... ti ricordi? No, l'ho appiccata per aria. Era rossa. Guidare una moto è come mettere in gioco la propria vita. Capisci cosa intendo? Ah, c'è la musica di Lotta Hart, la fotografa. Beh, dipende da come si guida. Non potrei mai accettare una vita triste e monotona senza un briciolo di azione. Senza offesa, ma suo marito Ron non mi sembra un grande amante del rischio. Hai perfettamente ragione, lui non è fatto per il pericolo e le forti emozioni, ma compensa questo suo difetto in altri modi. Altri modi? Sì, con i soldi. Ron è ricchissimo e molto generoso. Mi ha comprato una moto così veloce da farti girare la testa. E lo shopping? Io adoro fare shopping così tanto che da far girare la testa a Ron. Proprio come l'altro giorno, alla fine la sua testa ha iniziato a girare davvero. Accidenti, una moglie molto difficile da mantenere. E il signor DeLite dove prende tutti questi soldi? Ronny è una guardia giurata, è un lavoro pagato un mucchio di quattrini, anzi una montagna di quattrini. Fa la guardia giurata? Adesso è a me che gira la testa. Lei dove si trovava ieri notte? A che ora precisamente? Che ora era, Maya? Beh, secondo le tecniche di gaucho era circa l'1:30. Ah, ieri notte è stato terribile, sono stata beccata. Beccata? Sì, quando volo di notte vado sempre al massimo. Volo? Sta parlando della sua moto, giusto? Sì, ma ieri notte sono stata beccata da un poliziotto. Non posso credere che mi abbia raggiunto, ma è stato un grandissimo inseguimento. Quando mi ha raggiunta quel tizio era pallido come un fantasma. Erano circa le 3 di notte quando mi hanno rimandato a casa. Quindi è un alibi a prova di bomba. E dov'era il signor DeLite? Non saprei dirtelo, a quell'ora non eravamo insieme. Ma quando sono tornata a casa lui stava dormendo come un ghiro. Quindi Ron non ha un alibi. Che macello! Non sto capendo niente. Cos'è questo? È Mask DeMasque! Ha un registratore appeso al collo. Fammi vedere. Clic. Ora questa corona è mia, signori. La prossima volta sarete più Dimentichiamo che sono due persone diverse in questo. Sì. Non capisco, cosa dovrebbe servire, Nick? Un po' un golfiero. Oh, guarda che bello, è una vera mongolfiera. Wow, ti entusiasmi con poco, eh? Secondo me, non mi ricordo cosa è successo nell'anime precisamente, però magari è un suo fan che voleva provare a fare. Anch'io voglio una mongolfiera personalizzata. Ti farò fare un giro, Nick. Quel simbolo sul pallone dovrebbe essere top secret. Ciò dimostra che Ron DeLite è davvero Mask DeMasque. Meglio non dirlo a Maya. Lei si agita quando si parla di celebrità. Ma ci sta cacchio qua, secondo me. Guarda quanti libri. Siamo tutti romanzi sui ladri famosi e sui loro colpi sensazionali. Wow, guarda quanti segnalibri contengono e quanta notazione a matita. Vediamo un po'. Nota, ricordarsi la risata di questo ladro, molto utile. Nota, i biglietti sono un elemento essenziale del modus operandi di un ladro. Ron si teneva sempre aggiornato. Ehi, Nick, guarda sopra quello sgabello. Sembra una busta, con una lettera. Beh, cosa aspettiamo? Forza, leggiamola. Maya, sai bene che non dovresti farlo. Ma cosa stai dicendo? Quella lettera potrebbe essere un indizio fondamentale. No, non possiamo andare in giro a leggere lettere private solo perché ti va. Non è solo perché mi va, ti dico che potrebbe essere importante. Non esiterei a leggere se fossi sicuro di trovarci un indizio. Quindi... qualcosa, perché voglio parlare con lui. Facciamo il biglietto. Oh, quello è il biglietto di avvertimento di Patrick. Bello, eh? Sembra contento. Non sono molto bravo a scrivere, quindi ho studiato a sfondo libro intitolato Come scrivere il furto. Beh, in fin dei conti il furto è un business come un altro, no? Dirmi al riguardo. Non credo che possa aiutare. Forse in realtà non saprei davvero cosa dire. Non ho sentito l'ultima frase. Tranquilla, non ti sei persa niente. Poverina. L'urna. Mi dispiace di aver creato tutti questi problemi. Se è davvero così dispiaciuto avrebbe dovuto pensarci 2 volte prima di rubarla. Ma... l'unico errore che ho fatto è stato forse no. Ho sbagliato forse. Anche i proprietari degli altri tesori da voi. Sembra davvero dispiaciuto. Chi l'avrebbe mai detto che un ladro così famoso avesse un cuore così puro? Vabbè, basta, non abbiamo niente. Vabbè, io direi che possiamo anche fermarci qua, sì. Tipo. Perché la faccenda si è fatta proprio. Brutta. Strana proprio. Ai ai ai, male male. sigla per stasera è così. Questa settimana ci vediamo qua e boh, basta. Se volete andare da qualche parte ora vi ci porto, nel metaverso, perché non guido. E niente raga, vi ringraziamo di aver visto questa live e noi ci vediamo domani con Laytons, pronti a scoprire nuovi misteri ed enigmi e personaggi strani, ma mai quanto Mask. E niente, basta, vi salutiamo, vi auguriamo una buonissima serata